Era una di quelle serate in cui tutto sembrava andare per il verso sbagliato. Ho 37 anni e lavoro in una fabbrica che produce componenti metallici per l'industria automobilistica. È un lavoro duro, ma onesto, che richiede attenzione e precisione. Quella sera il capoturno aveva deciso che dovevamo fare straordinari. Un grosso ordine era arrivato all'ultimo minuto. E non c'erano scuse. La fabbrica di notte ha un'atmosfera completamente diversa. Le luci artificiali ti stordiscono e il rumore costante delle lavorazioni ti entra nei timpani. Dopo un po' non ci fai più nemmeno caso, perché diventano parte del tuo rumore di fondo. Non ero solo, ovviamente. C'erano altri miei colleghi. Come Luca, il tipico scherzoso che cerca sempre di alleggerire l'atmosfera, e Marta, la più riflessiva e taciturna del gruppo, sempre concentrata sul suo lavoro. Tra di noi c'era anche Daniele, l'ultimo arrivato nel nostro team. Da subito non era scattata la scintilla. Per qualche motivo sembrava avesse preso di mira me, con battute pungenti e commenti sottovoce che solo io sembravo cogliere. Durante una pausa a caffè, Luca lanciò nel gruppo una storia su un incidente avvenuto anni prima, di un operaio rimasto intrappolato in un macchinario durante il turno di notte. Marta scosse la testa, chiaramente scettica su questi tentativi di spaventarci. Ma io ero distratto, osservando Daniele, che in disparte mi fissava con un sorrisetto beffardo. Non appena tornammo al lavoro, la tensione tra me e Daniele era palpabile. Ogni volta che passavo accanto a lui, sentivo il suo sguardo puntato sulla mia schiena, come se stesse aspettando il momento giusto per farmi uno dei suoi soliti scherzi pesanti. Ma quella notte, tutto sarebbe cambiato. Era quasi fine turno quando accadde. Stavo lavorando vicino al nastro trasportatore, concentrato, quando improvvisamente si bloccò. Senza pensare, mi avvicinai per ispezionare il problema, quando sentii una risata soffocata dietro di me. Era Daniele, che mi guardava con un'espressione che non avevo mai visto prima. Prima che potessi reagire, la pressa si attivò di colpo, sfiorandomi la mano. Un brivido mi attraversò tutto il corpo. Urlai, più per lo spavento che per altro, e mi tirai indietro giusto in tempo. Il capoturno e gli altri accorsero subito e, dopo aver controllato che stessi bene, decisero di interrompere il lavoro per la notte. Mentre uscivamo dalla fabbrica, non potevo fare a meno di pensare che quello che era successo non era stato un caso. Daniele mi aveva fissato proprio prima che la pressa si attivasse, come se sapesse cosa stava per accadere. Il giorno dopo, durante la riunione indetta dal capoturno, venne fuori la verità. Durante i controlli notturni era stata scoperta una manomissione nelle impostazioni della macchina che avevo usato. Una modifica che avrebbe potuto causare un grave incidente. Non ci volle molto per collegare i punti. Daniele fu convocato per un confronto e, di fronte alle prove, non ebbe altra scelta che ammettere la sua colpa. Disse di averlo fatto per una distrazione, convinto che io ricevessi attenzioni ingiustificate da parte dei capi. La sua invidia e frustrazione lo avevano spinto a compiere un gesto così pericoloso e irresponsabile. Daniele fu licenziato sul posto e la tensione che aveva caratterizzato quelle ultime settimane si dissolse come nebbia al sole. Marta mi si avvicinò, dicendo che avevo avuto una fortuna incredibile. Luca, invece, non perse l'occasione per commentare con il suo solito black humor. «Ecco, almeno abbiamo imparato tutti la lezione su chi non fare arrabbiare in fabbrica»,
Riflettendo su quanto accaduto, mi resi conto di quanto fosse importante non solo lavorare sodo, ma anche mantenere buoni rapporti con i colleghi. L'incidente mi aveva insegnato il valore della sicurezza, certo, ma anche quello della comunità e del supporto reciproco. Un ambiente come quello, dove ogni giorno si lavora a stretto contatto con il pericolo, saper di poter contare sugli altri fa davvero la differenza. L'intera vicenda con Daniele mi ha portato a riflettere profondamente sulle dinamiche umane all'interno di ambienti di lavoro ad alta pressione come la nostra. La sua azione, estrema e pericolosa, rivela un aspetto oscuro dell'animo umano, dove l'invidia e il risentimento possono crescere fino a diventare qualcosa di molto più sinistro. Daniele inizialmente sembrava solo un altro collega con cui dovevo imparare a convivere, nonostante le sue battute pungenti e atteggiamenti provocatori. Tuttavia, il suo comportamento nascondeva una profonda insicurezza e una frustrazione radicata che lo ha portato a compiere un atto di sabotaggio estremo. Questo gesto non era solo un tentativo di mettermi in cattiva luce o di dimostrare la sua superiorità. Era un grido di aiuto distorto, un modo per attirare l'attenzione su di sé e sulle sue percepite ingiustizie. La psicologia dietro il suo comportamento deviato è complessa. Spesso persone come Daniele si sentono emarginate o sottovalutate e la loro percezione della realtà diventa distorta. Questo può portare a credere che l'unico modo per ristabilire un equilibrio sia attraverso azioni drastiche senza considerare le potenziali conseguenze devastanti delle loro azioni. Nel caso di Daniele, la sua incapacità di gestire i propri sentimenti di invidia e il desiderio di riconoscimento lo hanno portato ad infrangere uno dei principi fondamentali del nostro ambiente di lavoro, la sicurezza. Il suo licenziamento è stato un epilogo inevitabile e necessario della vicenda. Nonostante la gravità delle sue azioni, questo evento è servito come monito per tutti. Lavoro in un cantiere edile da quando ho lasciato la scuola, quasi 5 anni fa. La vita per me è sempre stata un susseguirsi di giornate tutte uguali, tranne per quella volta che mi è capitata un'esperienza che mi ha cambiato. Non sono il tipo che si spaventa facilmente, ma quello che ho vissuto sul cantiere un anno fa mi ha lasciato segni che non posso ignorare. Il cantiere su cui lavoravo era ai margini della città, un enorme scheletro di cemento destinato a diventare un centro commerciale. Era un luogo desolato, soprattutto di notte, con quei lunghi corridoi di ferro e cemento che risuonavano dei rumori più innocui, trasformandoli in echi spettrali. La nostra squadra era composta da una decina di persone, tutte abituate al duro lavoro e agli scherzi pesanti. Ma nessuno di noi avrebbe mai immaginato cosa ci aspettasse. Era una sera di novembre fredda e umida. Avevamo il compito di fare degli straordinari per recuperare il tempo perso a causa di una settimana di piogge incessanti. Mi trovavo da solo al 6° piano, incaricato di controllare alcune saldature. I miei colleghi erano sparpagliati per il cantiere, ognuno assorto nei propri compiti. Il rumore delle saldatrici, i colpi di martello e le urla lontane dei miei compagni di lavoro riempivano l'aria. Non so spiegare bene cosa sia successo, ma in un istante tutto è cambiato. Un rumore sordo, come qualcosa che crolla, ha interrotto il trambusto usuale. Pensando ad un incidente, sono corso verso il luogo da cui pensavo provenisse il suono, ma non ho trovato nulla. Nessuno dei ragazzi aveva sentito niente
o così dicevano. Ho scacciato il pensiero, attribuendolo alla stanchezza e al vento che fischiava tra le impalcature. Nei giorni seguenti, però, gli eventi strani hanno iniziato a moltiplicarsi. Attrezzi che sparivano per poi ritrovarli in posti impossibili. Luci che si accendevano e spegnevano da sole. E rumori di passi nei piani vuoti. Nonostante fossimo tutti scettici, l'atmosfera si era fatta tesa e le battute tra di noi si erano fatte più rare. La situazione è culminata una sera in cui ero di nuovo da solo a lavorare in un'ala del cantiere momentaneamente deserta. Stavo per terminare quando ho sentito chiaramente dei passi pesanti al piano di sopra. Convinto che uno degli altri fosse rimasto indietro, ho deciso di andare a vedere, nonostante la sensazione di disagio che mi stringeva lo stomaco. Salendo le scale, il rumore si è fatto più forte, come se qualcuno trascinasse qualcosa di pesante. Arrivato al piano, però, l'oscurità era totale e il silenzio assoluto. Ho acceso la torcia del cellulare e quello che ho visto mi ha gelato il sangue. Una serie di impronte fangose portava fino al bordo dell'edificio, dove il parapetto ancora non era stato montato. Le impronte finivano lì, nel vuoto. Sono corso giù a chiamare aiuto, convinto di trovare qualcuno ferito o peggio. Insieme ai miei colleghi abbiamo cercato dappertutto, ma non c'era traccia di nessuno. La polizia è arrivata, ha fatto le sue indagini, ma non è mai stato trovato niente. Nessuna denuncia di persona scomparsa corrispondeva. Nessun segno di violenza. Niente. Era come se quelle impronte fossero apparse dal nulla. Da quel giorno il lavoro sul cantiere è cambiato. Abbiamo accelerato i tempi. Nessuno voleva restare da solo o fare straordinari. La tensione era palpabile e molti di noi hanno iniziato a cercare lavoro altrove. Io sono rimasto, nonostante tutto, forse per testardaggine, forse per non voler ammettere a me stesso che avevo paura. Il colpo di scena è arrivato mesi dopo, quando, scavando per le fondamenta di una nuova ala, abbiamo trovato un vecchio rifugio sotterraneo risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Dentro c'erano resti di quello che sembrava un piccolo accampamento, con oggetti personali, vestiti e un diario. Appartenente ad un soldato che durante un bombardamento era rimasto intrappolato lì sotto. Non era mai riuscito ad uscire, le sue ultime pagine erano un inno alla disperazione e alla paura. Non c'è nulla di paranormale, alla fine. Solo la storia tragica di un uomo dimenticato dal tempo, i cui ultimi momenti di vita sono stati segnati dal terrore e dalla solitudine. Ma il pensiero di quelle impronte che finivano nel vuoto, proprio sopra quel rifugio sepolto, mi fa ancora venire i brividi e mi ricorda che a volte i fantasmi più spaventosi sono quelli che portiamo dentro. Dopo la scoperta del rifugio, il cantiere non è stato più lo stesso per me. Ogni angolo, ogni ombra, sembrava nascondere storie dimenticate, e che di vite passate che avevano lasciato un'impronta indelebile tra quelle mura. Non era paura, almeno non nel senso tradizionale del termine. Era più una sorta di rispetto misto a tristezza per quelle esistenze perdute, per quella sofferenza intrappolata nel tempo. I giorni seguenti ho lavorato quasi in trance, ossessionato dal diario e del soldato. Le sue parole erano diventate per me una sorta di mantra, un collegamento diretto con il passato.
avevo la sensazione che, in qualche modo, quel diario fosse un messaggio destinato a me, che avesse aspettato anni sottoterra perché io lo trovassi. Non ho detto niente ai miei colleghi, temendo che potessero prendermi per matto, ma una sera, mentre bevevamo una birra dopo il lavoro, ho accennato la storia del rifugio e del diario. La reazione è stata incredibile. Invece del ridicolo che temevo, ho trovato interesse, curiosità e persino una sorta di commozione. Forse in fondo tutti sentiamo il peso di quella storia. Tutti eravamo stati toccati in qualche modo da quella scoperta. Le settimane seguenti abbiamo iniziato a trattare il cantiere con un nuovo spirito. C'era una sorta di tacito accordo che quel luogo non fosse solo un insieme di cemento e acciaio, ma un pezzo di storia, un memoriale di vite che avevano lasciato il segno. Abbiamo persino proposto di installare una piccola targa in memoria del soldato sconosciuto e degli altri che, come lui, avevano sofferto e lottato in tempi così bui. Ma il vero colpo di scena è arrivato proprio quando meno me lo aspettavo. Una mattina, mentre ero al lavoro, mi è stato consegnato un pacco. Dentro c'era una lettera e un vecchio orologio da taschino, splendidamente lavorato, chiaramente d'epoca. La lettera era di un uomo che aveva letto la nostra scoperta sui giornali. Quell'orologio era appartenuto a suo nonno, il soldato del diario, e lui voleva che lo avessi io, in segno di gratitudine per aver riportato alla luce la storia della sua famiglia. Le settimane seguenti la scoperta del rifugio sotterraneo e del diario, l'atmosfera sul cantiere è diventata sempre più tesa. Nonostante il tentativo di dare un senso alla storia del soldato con il gesto della targa commemorativa, una serie di eventi inquietanti ha iniziato a turbare le nostre giornate. Inizialmente erano piccole cose, facilmente spiegabili con la logica. Attrezzi che nuovamente sparivano e riapparivano. Luci che si accendevano da sole. Rumori inspiegabili durante la notte. Ma poi le cose hanno preso una piega decisamente sinistra. Una mattina, arrivando al lavoro, abbiamo trovato tracce di fango fresco che portavano dritto al rifugio sotterraneo, nonostante non avesse piovuto da settimane. Un'altra volta, il cibo lasciato nel rifugio degli operai è stato trovato rovesciato e sparpagliato per terra, come dopo una ricerca frenetica. Ma il vero colpo di scena è arrivato una sera quando, rimasto da solo a chiudere il cantiere, ho sentito un rumore di passi dietro di me. Girandomi di scatto, non ho visto nessuno. Il cuore mi batteva all'impazzata mentre mi convincevo fosse solo il frutto della mia immaginazione. Tuttavia, quando mi sono avvicinato al punto in cui terminavano le impronte di fango, ho trovato semisepolto nella terra umida un vecchio orologio da taschino, esattamente come quello che avevo ricevuto per posta, ma questa volta marcio e corroso dal tempo. Panico e confusione mi hanno assalito. Correndo verso il rifugio per chiamare aiuto, ho sentito di nuovo quei passi alle mie spalle, più pesanti, più vicini. Ma quando mi sono voltato, non c'era nessuno. Nei giorni seguenti ho cercato di convincere me stesso che fosse tutto frutto della stanchezza e dello stress. Tuttavia, l'orologio corroso, identico a quello che mi era stato donato, giaceva sulla mia scrivania, un muto testimone che rifiutava di lasciarmi in pace. L'epilogo della mia storia è avvenuto una notte, quando, incapace di dormire, sono tornato al cantiere. Il bisogno di affrontare le mie paure, di capire, era troppo forte. Con solo la luce della torcia a guidarmi, sono sceso nel rifugio sotterraneo, verso il luogo esatto dove avevamo trovato il diario. Lì, nell'oscurità, ho scoperto la verità.
Le pagine finali del diario, quelle che non avevo mai letto, raccontavano di come il soldato, in preda alla disperazione e alla follia, avesse fatto un patto oscuro per garantirsi la sopravvivenza. Un patto che richiedeva un tributo, un sacrificio, ogni anno, nello stesso giorno. Mentre le parole danzavano davanti ai miei occhi, un freddo glaciale mi ha avvolto. Ho capito, troppo tardi, che la storia del soldato non era mai finita, che il patto richiedeva ancora di essere onorato. E io, con la mia ossessione, avevo involontariamente preso il suo posto. Il finale della mia storia è scritto in quelle pagine maledette, nel buio che mi circonda mentre aspetto che il patto sia compiuto. E mentre i rumori si avvicinano, so che l'unico testimone di quello che è accaduto sarò io, intrappolato in una storia di terrore che continuerà a ripetersi ancora e ancora, finché qualcun altro non scenderà in questo rifugio, attirato dalla curiosità e dalla paura, per prendere il mio posto. Chiamatemi Luca. Ho 25 anni e sono un operaio di un cantiere stradale sull'autostrada in Germania. Sono italiano, di un piccolo paese del sud che non vi direbbe niente anche se vi svelassi il nome. Mi sono trasferito qui 4 anni fa, spinto dalla mancanza di lavoro a casa e dalla promessa di un salario decente. Non che mi lagni, la paga è buona, ma la vita qui è una bestia, diversa da domare. Il lavoro è duro. Le giornate lunghe, il clima, beh, diciamo che il sole del sud mi manca un bel po'. Il cantiere è un tratto di autostrada in ristrutturazione, tra le fredde e umide colline tedesche. Immaginatevi macchine pesanti che rombano giorno e notte, montagne di asfalto da stendere e segnali stradali da piazzare sotto un cielo che sembra piangere 9 giorni su 10. La maggior parte del tempo la passo a guidare mezzi pesanti o a spostare materiali da un punto all'altro del cantiere, avvolto in abiti che cercano invano di tenermi asciutto. Era un martedì come tanti altri, grigio e minaccioso di pioggia. Avevo il compito di controllare la sicurezza delle barriere di cantiere lungo un tratto isolato, vicino a un vecchio ponte che, secondo i piani, sarebbe stato demolito e ricostruito. Mentre percorrevo quel tratto, ho notato qualcosa di strano. Una delle barriere è stata spostata, creando un'apertura non segnalata. Saranno stati i ragazzi del turno notturno, ho pensato, deciso di chiudere quella breccia prima che potesse diventare un pericolo. Mentre mi avvicinavo, però, ho sentito un rumore. Un cigolio leggero ma distinto. Ho alzato lo sguardo verso il ponte. Niente, solo il vento che giocava con i miei nervi. Ho proseguito, ma il cigolio è diventato un crepitio, come passi su ghiaia. Mi sono girato di scatto, ma dietro di me non c'era anima viva. L'ansia ha iniziato a serpeggiare nel mio petto, fredda come la pioggia che mi penetrava le ossa. Deciso a non lasciarmi intimorire dai suoni che potevano essere frutto della mia immaginazione, ho ripreso a lavorare. Ma poi, proprio mentre spostavo la barriera, l'ho visto. Un'ombra, lunga e snella, che si muoveva sul ponte. Non era umana, era troppo distorta. E poi è scomparsa. Il cuore mi batteva così forte che potevo sentirlo nelle orecchie.
Ho cercato di convincermi che era la stanchezza, che stavo iniziando a vedere cose che non c'erano. Nei giorni seguenti, l'incidente è diventato un tarlo nella mia mente. Ogni volta che passavo vicino a quel tratto, non potevo fare a meno di guardare il ponte, aspettandomi di vedere di nuovo quell'ombra. Ma non c'era mai nulla. I miei colleghi hanno iniziato a notare che ero teso, distratto. Ho cercato di raccontare ad uno di loro, ma le parole suonavano folli anche alle mie orecchie. Ho smesso di parlarne, ma non di guardare. Poi, una sera, mentre il crepuscolo si stendeva sul cantiere come un mantello, è successo di nuovo. Stavo percorrendo lo stesso tratto, solo che questa volta ero in macchina, pronto a tornare a casa dopo un turno massacrante. L'ombra era lì, sul ponte, più definita questa volta. Ho frenato all'improvviso, il cuore in gola. Ma non era un'ombra, era una persona, una donna, che camminava barcollando sul bordo del ponte. Ho scattato fuori dalla macchina, gridando di allontanarsi dal bordo. Lei si è fermata, girandosi verso di me. Il suo viso era pallido, gli occhi vuoti di espressione. Non posso. L'hanno perso. Mio figlio. La sua voce era un sussurro rotto. Ho chiamato subito i soccorsi, cercando di parlarle, di tenerla lontana dal bordo fino al loro arrivo. Quando sono arrivati i soccorsi, ho scoperto la verità. La donna era la madre di un bambino scomparso nel nulla anni prima, proprio in quella zona. Non era mai stata trovata alcuna traccia di lui, e lei non aveva mai accettato la sua scomparsa. Ogni tanto tornava lì, camminando sul bordo del ponte, sperando in qualche modo di trovare una risposta che non è mai arrivata. La paura che avevo provato si è trasformata in un dolore profondo, un misto di compassione e tristezza per quella donna e il suo dolore insondabile. La storia del bambino scomparso era nota in zona. Ma io, essendo straniero, non ero mai venuto a conoscenza fino a quel momento. L'incidente ha cambiato qualcosa in me. Mi ha insegnato che a volte le ombre che temiamo non nascondono mostri, ma storie di persone reali con il loro dolore e la loro disperazione. E che a volte il vero horror e quello che accade nella vita di tutti i giorni, non nelle storie di fantasmi che ci raccontiamo per spaventarci. E mentre mi allontanavo quel giorno con la donna al sicuro e le luci dell'ambulanza a squarciare l'oscurità, ho capito che quel tratto di autostrada, quel ponte, non sarebbero mai stati per me solo un pezzo di asfalto da riparare. Sarebbero stati il ricordo di una notte in cui ho incontrato il vero volto dell'orrore, la perdita, la speranza disperata e il coraggio di affrontare le proprie paure.